bentrovati a questa nuova puntata di Iceberg Lombardia. Abbiamo anche questa sera tantissime esclusive, tantissima cronaca di cui parlare. Guardate la fotografia di questa ragazza. Si chiamava Mariana ed è una colf. Lei è stata assunta 2 settimane fa in una casa di una famiglia facoltosa di Milano ed è stata trovata uccisa con 5 coltellate, uccisa. In realtà è stata fatta l'autopsia e l'autopsia non ci ha risolto il mistero, perché da un lato si indaga per un suicidio assolutamente anomalo, una persona che si sarebbe suicidata con 5 coltellate, di cui 2 alla gola, senza lasciare nessun messaggio, senza un perché, senza una lettera, oppure di omicidio, un omicidio pieno di misteri perché non si spiega con un tentativo di violenza sessuale, non si spiega con una rapina, visto che tutti i soldi in quella casa c'erano anche sul tavolo, eppure la porta di quell'appartamento era chiusa a chiave e da quell'appartamento non manca nessun mazzo di chiavi. Poi ci occuperemo di una vicenda che sta facendo discutere e arrabbiare, la vicenda del vigile, lo ricorderete, era il 12 gennaio di alcuni anni fa, quando venne travolto e ucciso da un romeno minorenne, un rom romeno minorenne, il vigile Nicolò Savarino. Bene, dopo soli 5 anni di carcere, il romeno condannato esce dal carcere per fare i servizi sociali. Lui lavorerà a teatro, questo sarà il suo lavoro, avrà una casa gratuita e i familiari del vigile parlano di vergogna. Cercheremo di averli qua questa sera, ma prima dobbiamo parlare del processo dell'anno, che è quello a Massimo Bossetti. Ormai siamo arrivati alle ultime battute, domani l'ultima udienza, lunedì potrebbe arrivare la sentenza oppure la decisione di riaprire la vicenda con la famosa prova del DNA da rifare. Quindi Bossetti verrà assolto, verrà condannato, quindi verrà confermata la sentenza di primo grado, si riaprirà tutto con una nuova analisi del DNA e quindi se ne riparlerà ad ottobre. Abbiamo tantissimi appelli, l'ultimo appello che farà qui con noi Esther Arzuffi, un'intervista esclusiva con la sorella gemella di Massimo Bossetti, che dirà delle parole clamorose. Io sono certa che il primo grado, quindi l'ergastolo, non verrà confermato e sappiamo tutti che i veri assassini, non il vero assassino, i veri assassini di Yara sono liberi. Ne parliamo con Giangavino Sullas, inviato di oggi. Buonasera. Buonasera Giangavino, buonasera anche a Sabina Negri, giornalista, scrittrice, attrice. In scena, il 23 al Castello Sforzesco, è una domenica sera, con Juan Brera, le musiche di Iannacci e Bebo Storti come protagonista assoluto. Buonasera anche a Asia Giordano, la nostra criminologa. Buonasera. Ben ritrovata Tiziana Maiolo, giornalista e scrittrice, Stefano Zamponi, il nostro avvocato. Buonasera. E allora, partiamo subito dall'ultima udienza che ci sarà domani e dal punto in cui siamo rimasti a questo, con questo processo d'appello. Ecco, quella fotografia, io non lo so, non è agli atti. Se non si non capisce prova niente, nulla. C'è chi ci vede il corpo di Yara, ma c'è no, chi non, ma non ce lo prova vede. Nulla, proprio perché qualcuno cambia, lo vede, qualcosa lo vede. Oppure no. No, lo vede, è saltato fuori allo più. E allora, di notte sentire dal cilindro del PM. Fate sentire qualcuno la lo vede. Nostra criminologa. Cambia nel momento in cui ci fosse la certezza che nel campo di Chignolo non c'era nessun corpo prima del ritrovamento. E qui invece però non c'è nessuna certezza. Allora, è molto difficile poter ingrandire dei pixel ed è sicuramente molto più improbabile vedere il corpo come lo vedono nel settimanale giallo piuttosto che non vederlo, perché tutte quelle macchie scure che sono state, la fotografia satellitare ingrandita in questo modo fa venire fuori dei pixel, ovvero come dei grandi quadrati che quindi scompongono l'immagine in chiaro scuro. Quello che noi vediamo sono per esempio le macchie scure composte dai cespugli, dagli arbusti, dai blocchi di cemento e poi ci sono le parti chiare. I pixel quindi fanno scompongono questa immagine in quadrati, quindi è probabile, anche Paolo Brosio vede la Madonna nelle nuvole e
chiunque può vedere qualsiasi cosa nel momento in cui ha un'ipotesi e va a verificare questa ipotesi. Ma l'atteggiamento corretto che è da fare in un'indagine, in un accertamento, è l'atteggiamento falsificazionista, cioè avere un'ipotesi e smontarla, non avere un'ipotesi ed andare a confermare, trovare tutti gli elementi per confermare quell'ipotesi, altrimenti è facilissimo. Io fisso un'idea e qualsiasi cosa me la ritrova. Quindi è più, a mio modesto parere, è più facile che non si veda niente. Questo non voglio colpevolizzare nessuno, io credo che anche vivere in quella via da 7 anni sia anche difficile, con i giornalisti sotto casa tutti i giorni che magari ti suonano il campanello e ti dicono, però la porta in faccia, la finestra in faccia, ancora, no, non ne vogliamo più sapere. È un senso civico? Come loro sono esasperati, ma io sono assolutamente d'accordo con Sabina, cioè il senso civico in questo caso non c'è, perché questi testimoni comunque sono, io non conosco la loro storia personale, però a livello di credibilità esattamente, non erano né ubriachi, non sono tossicodipendenti, non sono, diciamo, disabili mentali, quindi erano persone che, tra l'altro, non conoscendosi tra loro o comunque non concordando delle versioni fra loro, come invece è successo in altri casi tipo giusto, Domenico Marantonio, dove c'è un comportamento omertoso, dove tutti cercano di difendere la propria persona, così costruendo una versione comune. In questo caso 4 persone, diciamo, relativamente indipendenti, se non per il fatto che sono nello stesso, unite dal fatto che sono nello stesso paese, avevano una versione che era anche coerente all'interno di se stessa nel racconto. Il fatto che non siano stati accettati... Ma più scandaloso delle tue amiche che vanno a un processo... Le amiche di Yara che dicono non ricordo, assolutamente. Io direi loro, i genitori, scusate, sì, ma ragazzi, sì, ma io direi a mia figlia, ma di che cosa hai visto, che cosa hai sentito? Assolutamente. Tu sei nell'umanità, tu fai parte di questo... Questa era la tua amica, era quella con cui facevi palestra, giocavi, e loro mi ricordo niente. È questo scandaloso, questo, ha ragione Esther. Anche umanamente inaccettabile. Ha ragione Esther, quello che ricorda Sabina riguardo al processo, l'udienza in cui andarono le compagne di ginnastica di Yara, ci aveva lasciato tutti a bocca aperta. Esther però adesso punta il dito più che sulle compagne di scuola di Yara, su quelle persone che lì vivevano, diceva è vero che era inverno, è vero che magari non tutte le famiglie affacciate su questa via, perché poi ci sono le siepi, ho visto la via, la vedete, ci sono i villetti un po' in dentro, però è la via di passaggio che porta alla strada principale che sta dietro la palestra, quindi c'è un via vai. Possibile non vedere il rapimento di una ragazzina? Nell'innocenza di Massimo, quindi io faccio un appello a questi giudici che ci facciano fare comunque l'esame del DNA, rifare l'esame del DNA, perché solo con questo si può capire tante cose, perché Massimo è innocente e quindi io credo nella giustizia e penso che si riesca a fare anche questo.